figo? Sì, guarda, oggi fa vedere. Mazzetto. Cielo, cielo, Buso Macchia, finisco l'album. Buso è raro, Buso voglio la schiena. Guarda, io ce l'ho e te lo porto domani. Ma ciao ragazzi, si gioca a figo? Cosa c'hai tu? Io c'ho... Facchetti? Lo sappiamo tutti, c'è sempre solo Facchetti. Ho fatto 5 album solo con Facchetti. Vabbè, però c'ho anche un disco che nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba. E attento che non ti esplode nel culo. Che spiaccata. No, ma ascoltiamole, cioè sì, è troppo. Sì, ascoltiamo. Senti, ma è troppo. È troppo. Burri. Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octar. Buletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese. Shonon! Quando ero piccolo, tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene, ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì perché il pene mi dà il pane, son diventato un grande attore. E benché schiavo dell'amore, mi son comprato una moto, e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto, infatti vado solo in moto, ma ora son diventato un mito, ho rilanciato il film muto, perché sono muto, e se vedrete il filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. Jones, una vita per il cinema. Jones, una vita per la moto. Jones, una vita per il cinema. Jones, una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica, sudicio la critica e concorde nel ritenermi giudicio, perché non hanno capito, non parlo perché son rapito, e poi in faccia non son mai inquadrato, però dal pubblico son venerato, e ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto, perché sono muto, e se fossi stato cieco, avrei lanciato il film cieco, e se fossi stato mo, avrei lanciato il film. Dico che faccio film penosi, perché lavoro col pene, e insomma il pene mi dà il pane, il pene mi dà sì la moto, ma la moto non dà pene, perché funziona bene. Questa sera ho qui con noi dal Roof Garden del Mac del Cosby's View il nostro gruppo. E io prima cosa che voglio chiedere dal gruppo, potrà sembrare una domanda molto banale, ma come fate ad ottenere queste sonorità, queste le vostre, così intense? Come fate? Chi vuole rispondere di voi sei? Ma guarda, io penso che ci siano vari aspetti. Vuoi dirne uno? C'è un aspetto tecnico, dunque noi abbiamo
importato questa innovazione dal Canada. Tecnica. Tecnica.